Eravamo obbligati a essere fascista. Ero piccola italiana, andavo e il sabato c'era il sabato fascista, si facevano le adunate. Ho imparato molto sport, devo dire. Ho imparato molto bene il nuoto, facevamo gare di nuoto e facevamo molta ginnastica, veramente molta ginnastica, e facevamo tanti saggi di ginnastica. Cosa che poi adesso non si deve fare tutto a pagamento. Allora no, perché era obbligata nella scuola. Dunque c'erano cose positive, cose negative. La cosa negativa è stata la guerra. Le cose negative erano che mio padre la vedeva in un'altra maniera e prendeva botte in continuazione. E quelle erano cose un po' negative, però a noi avevamo tante cose positive. Lavorava alle ferrovie mio padre e era, diciamo, come si soleva dire allora, era socialista di Nenni, della parte di Nenni. E allora quando c'erano che li prendevano, li purgavano, li sistemavano e poi ce li rimandavano a casa. Non ha mai perso il posto perché Dio non ha voluto, non lo so, perché papà ha lavorato fino a che non è andato in pensione alle Ferrovie dello Stato. Certo, lo so, ero proprio presente quando arrivò Hitler e quando arrivò Hirohito, che allora c'era l'asse Roma-Berlino-Tokyo, Roberto, e noi vestiti da piccoli italiani proprio lì stavamo quando è stata fatta questa grande stazione che ancora c'è, è bellissima, solo che hanno levato dei pezzi di fascio, però c'è sta ancora, è bellissima, tutta di marmo bianco, e arrivarono Hitler e Hirohito. Mi rammento, stavo a scuola, facevo il terzo anno, che poi avrei dovuto fare gli esami. Quell'anno gli esami di Stato, diciamo, per passare alle superiori furono sospesi, annullati. Siamo stati promossi per scrutinio perché era scoppiata la guerra l'11 giugno. Me la ricordo bene. La paura, la fame, tanta fame e tanta paura. Ti ricordi il bombardamento? Certo, Ostiense è stato distrutto, non lo so. Poi io dopo sono andata a lavorare a queste scuole di corrispondenza, perché io lì poi ho studiato, che stavano a Piazza Quadrata, Viarno, vicino a San Lorenzo, al bombardamento dell'11 luglio. Io mi sono trovata in ufficio e poi sono arrivata a casa a piedi, passando per San Lorenzo, e sono arrivata a casa senza scarpe, una cosa. Dopo, dalle 11, il bombardamento è stato dalle 11 alle 2, io sono arrivata a casa alle 6 di sera. E disperati perché non c'erano comunicazioni, non c'erano telefoni, telefonini, c'era niente. E sono arrivata a casa tutta mezza sconvolta così. Non mi ricordo tutte le macerie, ma quello che mi è rimasto impresso per tanti tanti anni è l'odore. Un odore tremendo di morte, un odore tremendo di morte. Quella è stata la cosa più tremenda che io posso ricordarmi, e per tanti anni ho avuto quel sentore di odore di morte. Il mio palazzo faceva, questa era via della stazione Ostiense, e qui c'era la stazione, e la stazione era un muraglione che ancora c'è di marmo, fatto con, diciamo, delle feritoie che posso spiegare, con dei buchi fatti erate di marmo, era una rifinitura. E lì i tedeschi appostati, perché loro stavano di qua del ponte della ferrovia, io stavo di là del ponte, ci sparavano. Infatti il palazzo è stato più rovinato col mitragliamento dei tedeschi che con le bombe. E abbiamo dovuto aspettare che ci occupassero, perché ci hanno occupato loro. I tedeschi hanno preso la piramide, sono passati oltre, per un periodo di tempo siamo stati, un po' ci avevamo paura anche di uscire, ci avevamo paura. Ma no, mi rammento che papà ci portava a casa delle cose incredibili da mangiare, delle verdure essiccate che mettevamo a bagno, del pane nero nero, la fame, quanto era la fame. Nient'altro che la fame, la paura di uscire, non uscivamo, specie noi ragazze. Proprio non dovevamo uscire perché
non hanno fatto niente, non sentesso niente, però i genitori ci avevano paura. Io quando che dovevo uscire, se uscivo con mamma, ma uscivo, ci avevo proprio paura io. Senti, tu avevi dei fratelli? E Sì, un fratello più piccolo di me di 3 anni lavorava. Aveva poi. fatto le 3 medie e poi era andata a lavorare con al coso, al gas. Prendevano, perché siccome tutti stavano in guerra, allora prendevano i ragazzi che non lavoravano, perché lui era piccolo, e ha cominciato a lavorare al gas e adesso sta a pensione. Poi lavorando come mio padre, che lavorava per le ferrovie, lui lavorava per il gas, e praticamente loro avevano come un tesserino, come se erano soldati, non lo so che cos'era. So che loro avevano delle razioni di pane in più, sempre questo pane nero, queste cose nere, però mamma mi diceva: noi ce l'abbiamo e tanti non ce l'hanno. Non avevate amici Due ebrei? ce n'avevo di dentro casa, Sonnino, Alberto Sonnino e Giovanni, il figlio. L'abbiamo tenuti per 3 mesi, fino al bombardamento di Ostiense, che poi sono dovuti fuggire pure loro. Due ebrei, sì, che ci hanno sempre lì a Ostiense, in via del Porto Fluviale, la saccheria Sonnino, e c'è tutto il camping Sonnino, i negozi che vendono. Questi sono i nipoti di Giovanni, quello che è stato a casa nostra. Ma la paura, veramente, quando ho sposato, mi voleva tanto bene questo ebreo. Che poi noi eravamo cristiani e loro erano ebrei, non c'entrava niente. Mi disse: per regalo ti faccio un bel kekwe. E io faccio: e che è il kekwe? Mamma dice: no shek. Infatti mi fece, allora mi regalò 50.000 lire, ma erano tante, 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 nel 51. Erano proprio Ti tanti. faccio un bel kekwe, gli faccio: ma che mi fa per regalo mostro Giovanni? Ma no, perché abitavano vicino a noi. C'era amicizia, come Paoncello, che c'era il negozio lì da noi, abitava alla Scala Nostra, quella è l'ospitata della sorella di mio papà. Ci siamo dati da fare, loro però sono stati sempre molto, molto attaccati a noi. Erano i negozi che stavano lì, se conoscevamo, se sono attaccati alle persone che hanno capito, perché siccome sapevano che mio padre era un po' strano, e allora se so, e tramite mio padre, poi anche la sorella di mio papà, c'aveva il marito che era uguale, se so cercati da guaiarci di più pure a noi, se era. Invece si vede che il Signore ci ha premiato, perché quello già era stato, ormai stava a casa perché non si lavorava più, e stavamo a casa, era il 3 marzo. Quando ci fu non un bombardamento, uno spezzonamento alla stazione Ostiense, perché io abitavo a via della stazione Ostiense, e 19. E lo spezzonamento c'è stato lì, e casa, non è un, non, casa mia ancora sta lì, dove abitavo da ragazza. E ci siamo salvati perché Dio non ha voluto che morivamo. Lo spezzonamento era, no, non che tiravano le bombe, ma dei spezzoni delle bombe, non so, perché loro bombardavano, diciamo, la ferrovia. Noi eravamo sulla stazione, però la ferrovia era più là. Allora a noi ci arrivavano dei spezzoni delle bombe, perché se fosse arrivata una bomba lì, la via nostra non ci sarebbe stata più. Invece ci stanno tutti i palazzi, ci sono dal 5 al 27, se ancora ci andate adesso, i palazzi sono sempre quelli. Ne hanno preso uno solo alla parte di là del ponte, ma quello è stato proprio uno sbaglio. Con una bomba. Con una bomba, perché per il resto il quartiere è stato tutto massacrato, ci sono stati morti, feriti, tra cui anche mia suocera è stata ferita con lo spezzonamento. Allora non sapevo che sarebbe diventata mia suocera, allora non lo sapevo. E, insomma, c'è stato parecchio, parecchio putiferio. Nella ferrovia c'erano, loro dicevano che c'erano dei vagoni con delle armi, ma noi non lo sapevamo. Stavamo in cantina, poi cantina, era nei fontane, no, dai fontane stavano su. Erano delle case che affittavano, dopo invece il governo li obbligò di fare le cose antiaeree, misero dei pezzi di legno, dei travi di legno, che lì non so che servivano, non lo so, perché facevamo a morte e sorcio. E siamo stati lì, poi sono andate sirene, siamo usciti.
E dopo, quando abbiamo visto che era un po' tutto debollato, noi siamo stati ospiti da una cugina di mia madre che stava a Via Etruria a San Giovanni. E ci siamo stati dal 3 marzo, mi rammento, poi gli americani entrarono il 4 giugno. Siccome il 13 giugno era la festa mia, zia dice no, facciamo la festa di Anna e poi ve ne ritornate. Però a casa nostra era rimasta bene. A giugno, quando siamo ritornati, ci siamo rimboccati le maniche, perché io allora già, dunque era nel 44, avevo 18 anni, e ci siamo rimboccati le maniche, dovevo andare a prendere l'acqua alla stazione Ostiense, il gas non c'era, cucinavamo con un cosettino di carbone, la luce non c'era, c'avevamo, che ce l'ho ancora, un bel lume a petrolio che era di mia nonna, e abbiamo tirato avanti. Lavorava solo mio papà ai ferrovie, sempre ai ferrovie, e io ho aspettato a novembre, mi hanno rimandato a chiamare in ufficio. In ufficio dove ho lavorato fino a che è nata mia figlia nel 52.